Come snellire e velocizzare uno dei lavori importanti che stiamo svolgendo nei nostri vigneti ad uva da tavola, come la selezione dei grappoli, quindi lasciare un determinato numero di grappoli per pianta. Mi trovo in un vigneto che ha una densità di impianto di circa 1380 piante per ettaro con un sesto di impianto di 2,80 m x 2,60 m. Abbiamo sempre considerato una produzione per ettaro per ottenere qualità che va da 40-45 tonnellate. Se consideriamo il peso unitario di un grappolo di circa 800-900 grammi, dobbiamo quindi produrre in un ettaro all'incirca 50.000-52.000 grappoli, che per il numero di piante, in questo caso che è pari a 1380, viene fuori un numero di grappoli per pianta che va da 36 a 40. E allora mi trovo di fronte ad una pianta impostata con 4 capi a frutto, con una lunghezza per ogni capo a frutto di circa 8-10 gemme. Quindi il lavoro da fare è un lavoro in serie, veloce, con lo stesso compito, senza pensare troppo, proprio per snellire la procedura. In questo caso procederò selezionando un grappolo a germoglio. Questo è il risultato della pianta che ho selezionato, sono 38 grappoli, moltiplicato il numero di piante per ettaro, abbiamo detto di 1380, viene fuori un numero pari a 52.000 grappoli e quindi una produzione per ettaro che oscillerà dalle 40 alle 44 tonnellate. Cosa succede se invece la densità di impianto aumenta? Per esempio per un sesto di impianto di 2,5 m x 2,5 m. In questo caso l'incidenza delle piante è di 1600 per ettaro e quindi se dividete 50.000 grappoli diviso 1600 viene fuori un numero di grappoli per pianta di circa 30, quindi lasceremo un numero minore di grappoli per pianta. Ultima considerazione è quando fare la selezione dei grappoli. In questo impianto siamo un po' in ritardo per questo tipo di operazione perché quanto prima si riesce a scaricare la pianta, quanto prima la pianta concentra le proprie energie sui grappoli che abbiamo selezionato. Nel prossimo video parleremo della spuntatura del grappolo. Continuate a seguirmi sui miei canali social e a visitare il sito www.upgrapetraining.it. Alla prossima!